quindi loro lo siamo i gemelli di Chessa. Fino a Chessa, lì la Chessa, siamo qua! Nino! Ciao Pi! Denudiamoci del Ray-Ban! Con piacere, Pino! Che sta facendo? Sezzo su in panchina? E tu sei l'arriveo, Lino! Noi siamo sempre titolari! E sottotitolati! Per i non udenti! Alla pagina 777! 777 a tipo preservativo! Preserva che? Indore, Lino! È latino! Ah, ma se mi parli straniero, Pino, non ho capito, da! A proposito di latino, ma si intendo che i Mauro Pili vorrei andare su Marte? Appintendo, ma la sta da andare, si portate chi non torri però. Ma non ci sono problemi, ci chiedono da con i smarzianos. Ma vuoi tornare con i smarzianos? Ma tu scherzi in diario, parlo con quello di Ortacesus, di Salvatore Zeta. Ma vuoi tazzetto in un marziano? Ma vuoi tazzetto, secondo te è normale, Cioè c'è ragione lui pure. Ah no, Oppi, dimmi un po', com'è andata oggi? Non mi dichi stioni, una giornata faticosa. E tu? Massacrante. A che ora ti sei alzato? 14:30. Ho pranzato e poi mi sono ricoricchiato. E tu, Pino, a che ora ti sei alzato? A mezzogiorno e mezzo. Ma te sei smacco, Pino! Mezzogiorno e mezzo. Guarda che ti fa male, può essere pericoloso. Lo so. E quante ore hai dormito? 11 ore ho dormito. Solo? Sto soffrendo di insonnia e poi puoi girare con mamma. E puita? Perché sta facendo discorsi strani. Ancora? Sempre io, l'altro giorno mi ha detto, ma perché non ti alzi presto? Perché non ti cerchi un lavoro? Ma diario, sta peggiorando allora. A me l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto, ascolta Lino, ma che non vado a zio Fasto per aiutarlo a fare il trasporto? Dopo no, ma te chiacchierà, uè? Ma cosa, non ce li ha le braccia per sollevare i pesi? Non ce li ha. Quello che gli ho detto io, non ce li ha le braccia. No, non ce li ha, zio Fasto, le braccia non ce li ha. Non ce li ha le braccia, zio Fausto. Ma te ne scherzi? E da quando? E da quando? Dalla nascita. Andiamo che ti devo regalare un orologio, non si dare mai posto, non vedi? Ecco perché, ecco perché. Olio? Ci arriva il San Matteo Savvigo. Tasca la sta sul posto, ma Savvigo. Sì. Ascolta, ecco perché zio Fausto io l'ho sempre visto, è stato inverno a maniche corte. E con titolo, comunque gli ho detto, ascolta una cosa, chiama i servizi sociali, buttaci i punti, io questi sforzi non li posso fare. Non siamo abituati. Mamma dovrebbe saperlo. Non c'è più con la testa, adesso per esempio stava lavando la scala del palazzo di fronte, le davano 200 euro al mese. E allora? Non ci va più, ha detto che non ne ha più voglia. Non dirmelo. Te lo dico. No, non ci posso credere. Però mamma, guarda che tu ti stai arrendendo, guarda che se ti fermi la tua età è pericoloso. Chi è abituato a lavorare lo deve fare per tutta la vita. Ma poi io dico, avesse 200 anni, ha compiuto 83 anni l'altro giorno. Oggi? Oggi ha 83 anni, si è giovane. E dunque l'hai visto il napoletano? Chini? Il presidente. De Laurentiis. Magari De Laurentiis, il presidente napoletano, gusto della Repubblica. Quello è napoletano. E dove è nato? A Napoli. E se napoletano è una regione in te, Ollino. Boh. Vemo una rendi. Quello ha 87 anni, è presidente della Repubblica e mamma a 83 anni non mi può fare 15 rampe di scale senza ascensore. Non dire le brusghiana, io sono preoccupato. Che è abituato a lavorare di pietra ballare, tu sai, lo diceva sempre Sabonani, ma de babbo. Mischino, lui non aveva lavorato un giorno nella sua vita. Mai. Mi dà ricordo come ti fossi una cosa. Poi fino al giorno che mamma gli ha detto. Chi dirà sempre non mi aiuti mai, non mi aiuti mai. Si è messa a sparecchiare. Me lo ricordo come fosse ieri. Erano venuti tutti i vicini a vederlo. C'erano i collegamenti collettivi di tutto il mondo. Neanche per lo sbarco sulla luna ci è venuto questa gente in dome. Aveva tolto i piatti, i bicchieri, le posate. Come ha tolto la tovaglia, il cuore non ha retto. Troppo sforzo, Lino. E mamma ci vorrebbe far lavorare mettendo a rischio la nostra economia interna ed esterna. Ci ha fatto nascere e ci vuole fare anche morire. Che buono tu questa moda che c'è in giro, che sa gente vuole traballare. Si stava meglio quando c'era lui. Ma chi, Mussolini? No, Berlusconi.
prometteva un milione di posti di lavoro, non era manco uno, era più coerente. Invece questi vogliono fare la riforma del lavoro. Ma chi gli ha chiesto niente? Ma vogliamo lasciare tutto come sta? Bravo. Una pugumple, agenzie terinale, articolo 18, basami su vaperotto, ma dai! Ma che cosa che vogliamo poi fare? Ma che poi? Se facciamo un'analisi di mercato a livello di San Benedetto, c'è da dire che noi di lavorare non ne abbiamo bisogno. No, no. Savenzoni de mamma da Reneus. Quanto tira mamma? 600 euro ne ho due mesi. Ci abbiamo la social card. Il Cagliari in Serie A. Lecchiamente parlando, ma secondo lui Nainggolan resterà? Papà Buffet! Siamo qua! Per cercare...